Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo video. Oggi parleremo di Morgan Rose dei Seven Dust, che è uno dei miei batteristi preferiti e secondo me anche una vera rockstar. Proprio a look, suona di brutto, è proprio bravo. E voglio analizzare con voi questo pezzo, Face to Face, live di qualche anno fa. E anche qui è un batterista che a me piace un casino e non ho mai capito per quale motivo non è così famoso in Italia. Quindi è un mio piacere presentarvelo. È il batterista della band Seven Dust, con cui lui è anche songwriter, insomma, il batterista della Madonna. Adesso, bando alle ciance, iniziamo già col capire che lui è uno dei miei batteristi preferiti e vediamo il motivo. Già da qua ci sarebbe da fare un discorso perché quanti batteristi conoscete che fanno suonare l'intro al loro rodi? Quindi già qua quel bel spettacolare, eh? I piatti sono super stretti, fenomenale. Già tra l'altro lui canta anche, c'è il microfono all'Ambrangiolini. Che bestia. Notare i crash super stretti che chiude subito. Occhio adesso. Bellissimo. Sì, una strofa, smette di muoversi e torna dritto. Guarda che fa i cori lui, sta urlando. Occhio. Aspetta, che mossa era questa? Aspetta. Bravo, mi piace un casino. Tra l'altro so per certo che Kim Young, quando era in Morbid Angel, aveva preso molte mosse da Morgan Rose. No. Aspetta, rivediamocelo, cioè. Troppo forte. Anche qua cresce il piatto, cioè Pie, anche qua anche lui è insieme a Zoltan Chain, le chiedo scusa, non lo sapevo, anche lui suona tira il calcio al crash. Dato questo China, questo Bell sono spettacolari. Guarda che il China tipo è chiuso con una, tipo col cemento armato, non si muove neanche. Guardate qua. Prova che si rompe. Ops. Si rompe al secondo contatto. È uno degli battesi preferiti. Presenza scenica. Bravo, bravo. Bravo.
Bravo, una roba. Bravo, bravo. Che tira delle randellate totali. Lui era famoso perché aveva la bacchetta senza la punta. Bel recupero qua, raga. No, qua è. Bravi, questo è un recupero da campione. Bravo, bravo, bravo. Vabbè. Pensa a suonare con lui e beccare tutti gli sputi addosso. Bravo. E poi in tutto questo sta anche cantando. Quindi questa era l'ultima del concerto. Quindi volevo spendere due parole su di lui. Io l'ho conosciuto perché praticamente veniva, tra virgolette, preso in giro in un forum di batteria metal dove si parlava solo di doppio pedale e tutti quanti dicevano che lui non era impressionante col suono del suonare. E io l'avevo conosciuto così, perché qualche coglione aveva detto che questo non era bravo. Secondo me è un batterista fenomenale. Vi consiglio il disco Animosity e Seven Dust per sentire, non solo, quindi in questo caso avete visto un batterista spettacolare, ma vi invito a ascoltarlo con molta attenzione, perché nei dischi dei Seven Dust lui è semplicemente fantastico. Detto questo, se il video vi è piaciuto, un like, un commento, attivate la campanella, consigliate questo video a un vostro amico. Grazie ragazzi, grazie per i consigli che mi state dando, è per me un piacere presentarvi i batteristi nuovi. Faccio la cosa che mi piace di più, sia guardare video di batteria e commentarli con voi. Un abbraccio e alla prossima, ciao!